questo bellissimo luogo. Stasera mi sono messa gli stivali del Divarese che ho comprato qua. Sì, ormai nel 15-18. 25 anni fa. Ma non sapete che abbiamo una classifica bellissima, tutta di donne. Il 13 novembre 2013 abbiamo iniziato la sfida di parole in azione, perché noi l'abbiamo messo in italiano. Poi Trislam, fondato nel 1987, sì, da Michael Smith a Chicago, ha come luogo il Green Hill di Chicago, e così cominciano a fare queste sfide riprendendo le tensioni dantesche, cioè dei poeti sperimentano dei nuovi testi o dei testi che vogliono portare a pubblico, formazione o performance, come dicono in America ovviamente. La bellezza è che voi che siete qui, non siete qui solo ad ascoltare, ma siete qui a partecipare con noi per far capire a questi poeti quanto voi gradiate, sia nel testo che nel contenuto, che nella forma, quanto nella performazione, il modo di porla a voi, il loro testo. Io parlo di parola in azione, non di poesia, ma la poesia poi è quella più forte, quella più concisa, quella più diretta. Vi porterò delle lavagnette e voi valuterete su 2-3 manche, adesso vediamo, quale performance, testo e pensiero, perché comunque la parola in azione vuol dire che non sono poesie intimiste che parlano esclusivamente dell'ombelico dell'autore che la legge così. L'autore ve la porta e vi porta anche un messaggio della sua visione della realtà. Davanti a me c'è anche un notaio che prende quindi nota di tutto ciò che accade. Perché nel caso ci fossero delle problematiche sulle regole che adesso vi vado a narrare, lui ci aiuta a dirimerle, ma essendo questa una TAZ, cioè una zona temporaneamente autonoma, ognuno di noi ha lo stesso diritto dovere di partecipazione, di chiarimento, e magari potrebbe anche non condividere alcune regole che ho dato un po' sulla scia del Poetry Slam internazionale, un po' per esempio io vieto l'utilizzo sul palco di qualsiasi strumento elettronico. Gli autori devono leggere testi loro originali da un libro o da un foglio. Se arrivano con un tablet o uno smartphone non li faccio leggere. Questa è una scelta che faccio io di performazione, perché la lettura sul foglio ha una certa attività, ma anche perché sono una promotrice della causa degli elettrosensibili e quindi difendo l'azione anche di persone che non possono più vivere in questo mondo iperconnesso. Marco Tavazzi e Sandro Sardella, che sono due colonne portanti di Caravane dei Versi, che hanno voluto fare questa stagione, sono 5 anni che insistono e andiamo avanti a fare slam. Solamente il lavoro. Ma che cos'è il lavoro? Oltre il denaro, se ne parla senza luce, viene l'elettricista un pochino spaccone. Giancarlo Maiorino. Tu ce l'hai, io non ce l'ho. Ti piace, non mi piace, lo ami, lo odio, è così sporco, è così dolce, è indipendente. A scadenza, a tempo illimitato, è notturno, è giornaliero, in fabbrica, in ufficio, in casa, in strada, è disgustoso, è spaventoso. Lo faccio per la famiglia, non posso andarmene. Ti vendi la testa, mi vendo il corpo, ti senti? Non mi sento. In orario straordinario, parcellizzato, massificato, intellettuale, manuale, in divisa. Il canto dei vincenti, la tristezza dei perdenti, in borghese, sindacalizzato, caporalizzato, pubblico, privato, ben pagato, mal pagato, lo scoppio, il volo, la buia luce, gli occhi, la pancia, le mani,
è pesante, è snervante, ti rende libero, mi rende schiavo, saccheggia, impoverisce, è legale, è nero, le trattative, i lamenti, è grande, è una fregatura, è di merda, è del cazzo, ti fotte, che due coglioni, che palle, è una tale stronzata, parlami, dimmi, ma con tante cose da fare. Il lavoro non finirà mai, mai, mai. E per dimenticare, ho scritto una poesia, questa. Possiamo girare su tutti le lavagnette e via! Ministro, fai una buona azione, in questo tempo tristo ti darà la soluzione. C'è sempre un povero deputato che perde lo scranno, si trova esiliato. Ingiusta punizione per chi ha dato tanto alla patria puttana di questo tempo stanco. Dai un po' di soldi ai poverelli di Palazzo Madama, non essere tilchio ingrato e non sentirti fregato dopo che hai votato. No. Sulle lavagnette. 60 e 50 vuol dire che... una cosa che non mi aspettavo, perché io sono venuto per fare, perché a me piace molto stare lì a segnare sulla lavagnetta. Il ballo delle zucche vuote, che è la prima puntata della sagra dei Leprotti, che a fine mese uscirà con Leprologi, un altro libro, un altro testo di Giorgio Martignoni. L'ultima volta ho trovato una scarpa lì e una patata là, però come... Dobbiamo spiegare perché ci sono le patate. Allora, questa è un'installazione performativa, nel senso che ce ne sono due in giro per Varese, dedicata alla violenza di genere, che ci passano, ci interagiscono in maniera diversa. Si intitola Prendila dal verso giusto e consta di un sacco di patate su cui da un verso e dall'altro ci sono i versi di Dietro una donna di Vladimir Majakovskij, che è colui che ci ha dato nome. Io mi stupisco sempre del fatto che ci siano ancora le patate e varie eventuali, ma perché secondo me domenica scorsa, veramente tra i miei ragazzini, ma io ne conto sempre, c'erano sempre praticamente patate lì, le scarpe non so dove, le viste da qualche altra parte. Tutto questo, andiamo. Ma questo vuol dire che hanno interagito, però quantomeno interagiscono. Siamo le signore che sprecano le ore, l'arte ci distrae.
distoglie dalle mille foglie, ma quel che è più grave, l'arte ci distoglie dalle mille foglie, dai maritozzi e dai maritazzi. Amiamo i lazzi, andiamo a spazzi. Con il tango ballo il tango, ma un amante non lo tengo, e perciò che vado e vengo, e mi spingo e non mi spengo. Cara Sara, sì, è vero, ti ho tradita con Chiara, ma la notte era scura. Ora ho paura che tu voglia fare la dura. De, amami ancora fino all'aurora, altrimenti telefono a Flora. Berenice, che sniffava la vernice e leggeva solo Nietzsche, litigava con Beatrice, che iniettandosi una fiala preferiva leggere Ana. Una vostra concittadina, se l'amore ai laghi prealpini, sul lago di Garda nemmeno mi guarda, sul lago Maggiore mi fissa per ore, sul lago di Iseo mi dice che è un neo, sul lago di Lecco c'è un battibecco, sul lago di Como confessa che è omo, sul lago di Orta ci vado con Marta. Omaggio ai nomi femminili, Manola ti anela, Lidia ti insidia, Rosa ti sposa, Mafalda ti scalda, Giovanna ti inganna, Marta ti scarta, Elvira ti evira e più non ti tira. Dicino, mi eccita di più un vestito con strass che lo stress di fare sess tra i sass. Poesia in S. Venenno ad os proprio ad est, spuzza il depes, dammi il tuo est, darò il meles. Anca se te pare tu un ces, te ne piace il stess. Grande. La signorina Carla. La signorina Carla è molto magra, piccolina, porta sempre i capelli raccolti e indossa un paio di occhiali da maestrina. Ogni mattina si alza alla stessa ora e va a messa, perché lei è proprio abitudinaria, e poi subito in ufficio in Piazza Beccaria. La signorina Carla è sempre molto puntuale, precisa e metodica. È l'affidabilità fatta persona, perché lei è proprio abitudinaria. Arriva al numero 6, apre la porta, accende le luci, tira sulle tapparelle e si mette la scrivania, dopo aver profumato ogni stanza con un nauseante spray al mucchetto. La signorina Carla è parecchio servizievole, disponibile e generosa. Appena arriva l'avvocato, gli porta il caffè, ascolta di messa i suoi insulti e esegue alla lettera tutti gli ordini bruscamente imperditi, perché lei è proprio abitudinaria. Alle ore 10 porta anche il tè all'avvocato, che nel frattempo continua a insultarla. E se lui è in udienza, se lo beve lei quel maledetto tè. La signorina Carla è tanto attenta, perspicace e arguta. Diversamente non sarebbe sopravvissuta in quell'inferno dove l'avvocato è quell'aguzzino che nessuno di noi avrebbe mai voluto trovare nel suo ufficio. Ma lei, da qualche lustro, sopporta, perché lei è proprio abitudinaria. La signorina Carla è veramente impeccabile con i suoi maglioncini tinta pastello, rigorosamente lavati a mano, e sicuramente elegante nelle sue muffose ballerine e indiscutibilmente fuori moda, con quelle gonnelle sotto il ginocchio, perché lei è proprio abitudinaria. Ma sta benedetta signorina Carla ha anche rotto tre quarti di coglioni. Solo la magnetta allora. Anna Potter 68,30. Giusti. Luisa Sachs 72,50. Che a briglia sciolta dona alle sue slammer vincenti, che è ovviamente l'Out, cioè il libro che non dà,
che prende il titolo dalla rassegna che noi portiamo avanti, che adesso siamo al primo appuntamento. Per noi non ci sono vincitori, ma solo sfidanti, perché a noi non interessano i successi, ma solo le sfide. Anche Anna questa sera porterà a casa il suo premio. Nel bosco tra il bene e il male, poi metto di Thomas Maria Croce con le fotografie di Roberto, 43 pezzi di Roberta Tudisco, prefazione, o meglio, come diciamo noi, non ve lo dico, di Arturo Schwarz, postfazione di Mario Agostinelli. È un libro sull'ambiente, mentre il suo è un saggio su quello che stiamo combinando di parole in azione da un po' di anni. Ho scoperto una Varese alternativa, mi fa piacere perché a Milano si ha un'idea di Varese un po' lucida, diciamo, perché venite a Milano e guidate la macchina sempre male. È verissimo! Non è che Milanese la guida benissimo. Sorella mia, così piccola e indifesa, sai già tutto della vita. Mi svegli ogni volta segreti preziosi. Dotata per nascita di paramita di saggezza e beltà, e più risplendi di onestà. Tu stessa, spesso osservandomi, esclami: vedi, Fede, noi due siamo proprio uguali. Ed io sorrido con dolcezza e non te lo dico, ma per me è il più grande onore essere specchio vivo per il tuo amore. Stesso taglio degli occhi, stessi capelli e pelle di alabastro, qualche neo sparso. Anche le pietre che portiamo al collo sono le stesse. Fortuna rara è la nostra, sorella mia, poter passeggiare per mano nella folta e misteriosa radura della vita. Godiamocela finché dura, teniamone gran cura. Nel vederti per la prima volta ho capito, il bambino è padre dell'uomo. Sei tu, bambina pugile. Immacolata ingenuità insegna ad abbracciare il mondo e ad amare me stessa e gli altri come fossero te, per darti l'esempio giusto. Una volta mi hai detto: sai, Fede, vedo cose che gli altri non riescono a vedere. Stelle e oro abbiamo sul fondo degli occhi. Tanti te li vorranno rubare, ma tu non ti devi preoccupare. Sono qui per insegnarti come accogliere e difenderti al tempo stesso. Ascoltati, Ada, e saprai ascoltare. Quelli che dicono: fai la brava, non fiatare, lasciali stare. Poveri hanno scambiato il vivere col respirare. E se altri ti diranno: ancora disegnare? Tu continua a inventare. Io ci sarò sempre, e se proprio me ne dovrò andare, mi sarò assicurata che nessun laccio ti tenga legata. Sei già forte per tracciare nuove linee dell'orizzonte. Sull'altare della mia felicità è tuo il piatto votivo delle offerte in cibo. Il tuo amore nutre la mia anima di gioia inesauribile. Manzo criminale, sottotitolo Una vaccata.
La mucca si stravacca leggendo con decoro l'oroscopo bovino, comprende solo il toro. Di vacca la mucca, lenta, slow vacca, mucchi di vacche, mucche a macchie, manzi di Monza, manzi di Lonza, vacca che avanza, chianina, chianina, mucca grassona deve essere fassona. Latte di mucca per il vitellino, non è di capra ma è latte vaccino. Oddio, cosa ho detto? Ricevere un fax. Ti uccideremo, firmato Novax. Anagramma ministeriale, Paola Taverna. Nata povera là, la rana poteva a tavola penare. La tana povera arava pentola, volenta avara. Volta a panare, lava patè, orna pera lavata, no, rapa velata, o la trava pane. Palato, Taverna. Nota larva, ape, o penata larva, ape rantolava, ne tappavo ala. E portava lana nata al vapore, lavano a parte vera lana topa. To per lana ava, vota per lana, evapora l'anta la a paravento. Avrà lana peto? No, pare lavata, lavata e prona, pare una tavola. E lava trapano, olè, trapanava, trapana e vola, vola pantera, plana a votare. E vanta parola, o venata parla, parla un tavo. La tavo pare ano. Talvana opera provata, anale, pelava treno, lavorata pena. Treno va a pale, prova Natale. E aprano la tavola, o parta la nave, polena varata, alvaro penata, la nave porta a Lepanto avara. E parlava nota avana pletora, la prova è nata, levano parata, pelavano rate, parlavano a te. Quanto? 64 e 50. Bravissima Federica. 73 e 70. Mai mi fu gradito come stasera donare il nostro. Un luogo in comune, cioè un posto dove abitare insieme. La poesia vera parla sempre di Salus Venus e Virtus, e cioè della salvezza dell'anima, ma anche di quella del corpo. Siamo attaccati alla vita, abbiamo paura della morte. Venus, l'amore, Virtus, che cosa è bene, che cosa è male? Non parla mai di cose astratte, parla sempre della vita delle persone. La ragazza lenta cammina svelta, anche quando io sono stanca e storta. La ragazza dentro annusa il vento e sente il mare e altri mari oltre, proprio dal mezzo della terra ferma. Io sento nel vento la voce dei morti, lei presagi di giorni a venire. Io mi chiedo che cosa mi è sfuggito, che cosa non capivo della lingua degli alberi, che ho frainteso tutti i loro oracoli. La ragazza dentro pensa che se lavori e fai bene avrai il premio, se non altro di essere tra i buoni. Pensa che se si tiene pulito l'avremo vinta sugli scarafaggi. Io so che sono loro la maggioranza vittoriosa. La ragazza dentro è ancora convinta che dormire sia una gran perdita di tempo, e anche mentre io dormo resta sveglia. E quando ci incontriamo lei e io davanti alla porta di casa e cerchiamo lo stesso mazzo di chiavi nella stessa borsa e indietreggiamo, ci cediamo il passo, facciamo cerimonie come estranee che di lì a poco piangeranno insieme. Che di lì a poco insieme rideranno. La tazza del salotto, cioè la zona temporaneamente autonoma dove tutti qua dentro siamo uguali, abbiamo uguale responsabilità, che la serata funzioni e che tutti si divertano e partecipino. Questa è politica, ma noi la facciamo col sorriso. Bianchi oceani,
dal veleno umano disfatta valva. Ucesmo! Dal veleno di Omen la valva desfasciata. Cammina lento un uomo nella strada, fabbrica chiusa. Alvadasi un don dalla sua strada, la sua fabbrica sarà da su. Le donne spighe parlano col vento, buono il pane. I don spighe a parlare insieme al vento, boom del pane. Sprofonda l'orto, straripato il fiume, uomo distratto. Sprofondare l'orto, spantigare il fiume, om barlafus. Oh, che bel sole, anche la neve canta dissolvendosi. Oh, che bel sole, anche la neve canta dissolvendosi. Oh, che bel sole, anche la nebla canta in tanti che la sa deslengua. Grazie. Dei fiori dove c'era il tuo corpo e ha detto una preghiera. Rubare non è bene, ma uccidere è più grave. Mi spiace, signor sindaco, ma non capisco e non giustifico. Io, signor sindaco, sto dalla parte del ladro. Non ti hanno lasciato neanche un nome sul tuo corpo dissanguato. Morto per un colpo accidentale, ora dicono, ma la verità non sta sulla canna del fucile. E sono troppi morti accidentali di cui non ci si ricorda il nome. Qualcuno ha lasciato dei fiori per salvare l'umanità dall'abisso, mentre avvoltoi piantano gli artigli sul corpo senza nome. Sto dalla parte del ladro, signor ministro, e sto dalla parte dell'uomo, ma compiango l'assassino. Troppo odio è stato seminato in questo tramonto d'Occidente. Nella notte dei cristalli, bruciarono le sinagoghe e 13.000 uomini furono deportati nel silenzio della polizia e nelle grida dei seminatori d'odio. Fu solo la gente, Wilhelm Kreuzfeld, che si mise in mezzo e impedì il saccheggio della sinagoga di Berlino e fu punito per questo. Di Wilhelm nessuno più si ricorda, solo due righe in Wikipedia, ma fu lui a portare i fiori quel giorno. Non impedì l'abisso, ma voltò le spalle all'odio e scelse la vita guardandola negli occhi. Ora, signor sindaco, la notte sta scendendo, ma il futuro non si costruirà sull'odio.